Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Oggi tre film attualmente al cinema, siamo super attuali. I film sono The Creator di Gareth Edwards. Edwards. Bellissimo. Mi confondo. Sick of Myself di Christopher Borgli. La moglie di Tchaikovsky di Kirill Serebrennikov. L'ho detto in ordine sbagliato perché il secondo sarà Serebrennikov, però non importa. Tanto c'è l'indice in descrizione. C'è l'indice in descrizione, quindi siete tutti tranquilli perché per fortuna c'è la descrizione. Partiamo con The Creator. È il regista Gareth Edwards, è il regista bello, di Godzilla. Veramente bello. Dario Dente è venuto così per questo motivo. È il regista di Godzilla del 2014, il regista di Rogue One, a Star Wars Story, di cui non mi ricordo se è capitato mai di parlare, ma comunque è un regista che conosciamo, che è conosciuto e che torna con un film con John David Washington. Si chiama oggi i nomi proprio John David Washington, no, è giusto però, è giusto. A pezzi. Ok, sono tutti giusti, ma io non sono convinto. Non dubitare di te stesso. Non devo dubitare di me stesso, trasformiamo la puntata in un motivational meditation. John David Washington, protagonista, che vive in un futuro in cui l'intelligenza artificiale ha, diciamo, si è sviluppata nella direzione, in una direzione molto particolare, e cioè quella di integrarsi col mondo umano a livello tale da diventare un vero e proprio surrogato dell'essere umano anche rispetto a tutte le sovrastrutture, diciamo, culturali, etiche, comportamentali. I androidi, che non vengono mai chiamati androidi nel film se non sbaglio, sono... sì, perché c'è una gerarchia, ci sono i veri e propri robot, poi ci sono i simulant che hanno la pelle umana e quindi c'è questa differenza sostanziale. Esatto, perché comunque certo ci sono più tipi di robot che vediamo nel film, però... Detto ciò, vivono tutti esattamente come vive l'uomo, almeno nelle situazioni che incontriamo. Nel film, diciamo, gli americani, i cattivi, hanno creato questa sorta di astronave che è molto bella in realtà a livello di design, che sta sta poco sopra la superficie terrestre, guarda tutto dall'alto e identifica i suoi target con questi raggi luminosi molto belli scenicamente, compaiono spesso nel film, perché lo sa anche Edwards che sono belli e quindi li mette spesso, e in questa diciamo mega astronave o mega satellite che sia, che ha come obiettivo quello di in qualche modo espellere la comunità dell'intelligenza artificiale nel mondo, le varie comunità che sono integrate con le popolazioni. Si ambienta il film soprattutto in Estremo Oriente, quindi si tratta di, se si vedono, insomma, templi buddisti, si vedono villaggi che diremmo tipici, insomma, del sud-est asiatico, quindi si vede, c'è molto riferimento più o meno velato al Vietnam, quindi, come dire, esiste questo tipo di narrazione visiva nel film. E John David Washington, che è chiaramente no, comunque è un essere umano nel film, viene assoldato dagli americani perché gli americani vogliono che lui trovi un'arma che gli androidi, diciamo, l'intelligenza artificiale, ha creato in qualche modo, si scoprirà solo alla fine come, per distruggere l'astronave, la loro astronave, questa astronave figa che va distruggendo le comunità. E questa arma chiaramente ha delle fattezze che non si conoscono, che nel film si scoprono e che in realtà, a leggere un pochino in giro di cosa parla il film, si intuisce subito. Beh, anche guardando il trailer si capisce. Perfetto, non l'avevo visto. È una bambina, ed è una bambina molto particolare perché è un robot però in grado di crescere, cioè un livello di emulazione dell'umano che è ancora più elevato del normale, perché questa bambina letteralmente cresce, è stata sviluppata dentro una sorta di incubatrice utero, e poi va crescendo e sviluppa
dei poteri che onestamente nel film a livello proprio di world building non ho capito, però ecco, diciamo il soggetto è questo, c'è anche di mezzo una storia d'amore, perché gli americani convincono John David Washington ad aiutarli, perché gli promettono di poter rivedere sua moglie, che lui credeva fosse morta anni addietro, e invece gli mostrano una sorta di ologramma per cui lo convincerebbero che è ancora viva, e quindi lui, spinto da questa, da questo desiderio, si lancia in questo, in questo, questo viaggio vero e proprio, insieme a questa bambina, chiaramente trovandosi di fronte alla genuinità, paradossalmente, e la sfida del film sta in questo, la genuinità del mondo dell'intelligenza artificiale, di come è integrato con l'umano. Lui, lui totalmente naif, perché in un mondo oltre i deepfake non si chiede se quell'ologramma sia vero o meno, ma si fida a prescindere. Sì, sì, lui non è un tipo molto sveglio nel film, comunque in generale. Anche perché poi nel film si vedono altri robot con la faccia di sua moglie, quindi poi infatti... Sì, esatto, perché un'idea simpatica del film è che la gente può donare la sua faccia, quindi i robot possono assumere la faccia di qualcuno. E quanto contemporaneo c'è in questo film, ragazzi. È molto, molto, veramente bello. grazie Dario. Sì. Grazie Dario del prezioso intervento. Io quello posso, che mi partirei io se Ale non... Io vai. Velocemente mi sbilancio sul mio giudizio molto rapidamente, nel senso che credo che il film abbia da offrire quasi esclusivamente dal punto di vista della scenografia, della confezione. Ha un certo carisma da quel punto di vista, un bell'utilizzo dei radio, devo dire, però in realtà tutto sommato mi è sembrato spesso non solo un buco di senso a livello proprio di quello che guardiamo, lungi da me fare nerdate, però ci sono delle incongruenze che in un film così semplice non puoi accettare che proseguino. E comunque mi è sembrato molto poco carismatico il rapporto fra loro due, che di amicizia, di paternità, insomma, che si sviluppa durante il film, e che, come dire, davvero, davvero piatto, perché loro sono piatti, non sono diretti, non c'è alcun tipo di partecipazione, almeno per come l'ho vissuta io, e credo che il film in generale faccia difficoltà a combinare il loro aspetto privato con invece le complessità e i paradossi universali un po' filosofici anche del film. Prego. No, io volevo dire, visto che abbiamo parlato anche della filmografia in generale di Edwards, è che innanzitutto il miscuglio che fa lui all'interno del film, sia come world building che come ispirazione in generale, prende sicuramente spunto dal precedente Rogue One. Già solo l'ambientazione di ispirazione vietnamita è proprio con tanto di scena di combattimento sulla spiaggia, tale e quale con le Rogue One, quindi c'è questo filo di continuità. E poi a livello visivo, appunto, lo ritroviamo anche nell'ambito della fotografia, perché Greg Fraser, al contrario di Godzilla, è stato appunto direttore della fotografia di entrambi, quindi c'è una continuità innanzitutto all'interno della sua filmografia. Poi in generale ho letto molto su come il film prenda a piene mani da molta fantascienza, da Blade Runner ad Alien, però io credo che il paragone più corretto sia poi quello ad Avatar, già a partire dal protagonista, perché abbiamo appunto un protagonista che il cui destino poi alla fine del film sarà quello di riunire le due culture, proprio come in Avatar, a cavallo tra le due culture, entrambi affetti da una disabilità importante che viene curata appunto dalla cultura in minoranza. E poi c'è questa dicotomia molto forzata, che secondo me poi rende tutto il dramma familiare di cui parlava Marco molto esile, in cui appunto è facile parteggiare per le macchine, perché le macchine sono tutte buone, carine, non fanno quasi mai del male a nessuno, e il film ti dice semplicemente che queste macchine hanno fatto partire, non si sa come, non si sa perché, una bomba nucleare su Los Angeles, e hanno creato questo Ground Zero che ricorda un po' Evangelion. In realtà poi tutti gli americani sono tutti cattivoni, tutti militari, proprio come in Avatar, e quindi un'ambiguità morale di fondo non esiste, cioè non esiste neanche il dramma, perché alla fine sei portato a parteggiare esclusivamente per le macchine, e poi la scelta di utilizzare una bambina chiaramente ti fa empatizzare con questo rapporto
padre-figlia, che poi in realtà, spoiler, scopriremo essere vero per i più attenti, ma neanche tanto attenti, molto prima del personaggio di David Washington, che, continuo a ripetere, è estremamente naif al limite del, no, del non senso, visto che praticamente a un certo punto sarà costretto a chiedersi ma è mia figlia o no, e però questa domanda non se la pone e la rivelazione arriva dopo 30-40 minuti e quindi c'è questo filo non chiuso. Poi in generale mi sembra un film che a livello di scrittura, prescindendo dal dramma e da questo miscuglio di ispirazioni, è molto cliché anche nei risvolti di trama, cioè tutta la prima ora e mezza si basa su lui che scappa, arriva a un checkpoint, in questo checkpoint ci sono degli amici, questi amici vengono uccisi e allora lui deve scappare di nuovo. Un rinse and repeat molto già esile di per sé, ma appunto essendo già semplice non puoi basare tutto su questi risvolti che si ripetono costantemente. Dei set pieces deboli. Sì, tra l'altro io volevo aggiungere una cosa sulla questione del... E posso dire una cosa? Scusate, è un film bellissimo. È molto bello, okay. Sì, molto bello. Vai, vai Ale. Grande, Dario. Ma figurati. Grazie. Volevo dire, no, sulla questione dell'evoluzione del personaggio di John David Washington, io volevo giusto aggiungere che, a differenza del protagonista di Avatar, qua io in realtà non è che ho visto sta evoluzione, diciamo... lui patteggiare sempre di più per l'AI. A me sembrava che lui fosse un pochino più interessato semplicemente a tornare con sua moglie. Poi chiaro, nell'ultima parte questa cosa, vabbè, diciamo che viene estremizzata, perché poi dopo lui la incontra nelle condizioni in cui è lei, cioè in coma, quindi poi dopo chiaramente poi si schiera dalla parte della figlia perché scopre che è la figlia. Però ecco, ti interrompo rispetto a questo. In effetti l'evoluzione, se proprio vogliamo fare i cavillosi, tutto sommato ci sta che non ci stia, perché lui di base ha un approccio ambiguo con le macchine, perché la moglie era stata cresciuta dalle macchine e lui era molto empatico chiaramente con questa cosa, quindi questo tipo di... No, poi lui stesso è un mezzo cyborg. Eh sì, perché lui ha un braccio e non ha una gamba, quindi apposta parlavo di disabilità e di... Sì, sì, no, certo, quello sì. Qui in realtà effettivamente l'evoluzione non è... cioè rispetto ad Avatar, quello di Avatar non ce l'ha, cioè sta come sta su una sedia a rotelle, insomma non può muoversi. Ragazzi, una domanda stupida da ignorante che non si è propriamente informato sul film, ma è tratto da qualche opera oppure una sceneggiatura? No, credo l'abbia scritto lui, Gareth Edwards. Sì, l'ha scritto lui. Sì, sceneggiatura originale. Sì. È originale. Ah, scusa, okay, se ti ho interrotto, Ale. No, no, ma figurati, ma in realtà no, c'hai ragione. No, io volevo solo sottolineare il fatto che in Avatar quantomeno c'è lui che... poi può essere tediosa o meno, però hai il personaggio che vive con i nativi di Pandora. Qua invece questa cosa qua non la vedi di lui. Poi è vero che ha lavorato sotto copertura, però all'inizio lo scopri che lavorava sotto copertura, quindi diciamo che tutta quella parte lì in teoria l'hai già vissuta, però sono poi passati 5 anni e lo rincontri dopo 5 anni che le macchine non si fa nessuno scrupolo a farle fuori, anche quando c'hai magari il robottino che dice no, non uccidermi per favore, e lui invece lo fa fuori subito dicendo proprio ma tanto è una macchina. Lui, come il film, non è che abbia sta grande idea in realtà del dilemma etico universale. No, certo, esatto. Cioè il film non gliene frega niente, infatti la cosa veramente debole secondo me è che poi il rapporto con sta bambina è proprio sviluppato male, cioè esiste una tradizione infinita di amicizie e rapporti di parentela fra età e generazioni diverse. Questo film non prosegue in nessuna direzione, rispetto, cioè non hai dubbi che andrà in un modo. Sì, la cosa che mi ha sconvolto di più è che non si capisce perché la bambina si dovrebbe affezionare a lui, cioè l'unica cosa che fanno insieme è stare insieme, cioè lui addirittura gli punta la pistola più di una volta. Io non capisco in generale com'è possibile, cioè il film secondo me dovrebbe un minimo dare spazio a questa cosa, com'è possibile che fra tutte le possibilità della robotica l'idea migliore per ottimizzare questi robot è farli assomigliare agli uomini, cioè per quanto si possa parlare, ok, di reti neurali e di cose, cioè, ma come dire, ci deve essere stato un obiettivo
di integrazione che ha portato a questo. Cioè, è come se usasse un pochino a buffo l'idea dell'intelligenza artificiale per parlare in realtà di diversità. Ma cioè, sì, penso, è proprio inconsistente questa idea di integrazione postumana. Sì, questo è un altro grande problema del film, perché poi, per quanto possano essere cattivoni gli americani, secondo me qui sbaglia come sbaglia Avatar. Alla fine gli americani si servono comunque dell'intelligenza artificiale, magari non completa, quindi come dici tu, che non assomiglia agli umani, però comunque sulla nave Nomad è pieno di materiale automatizzato, diciamo. E secondo me poi il problema è che questa differenza tra i popoli, al contrario di Avatar, non si percepisce, proprio perché il film vorrebbe porti davanti questa popolazione di robot che poi in realtà è più umano degli umani. Però anche se tu mi fai questa cosa, questa cosa non viene esplorata, perché alla fine l'unica cosa con cui ci arrivo è che sì, magari sono un po' empatici, oppure perché c'è il soldato che mentre stanno fermi si guarda i porno con i robot. Cioè, anche lì non c'è una vera e propria esplorazione di questa differenza, ma anche a livello fisico. Cioè, se tu mi fai grandi scene di battaglia e poi alla fine si sparano da una parte e dall'altra si sparano dallo stesso modo, cioè sì, no, infatti che non c'è una differenza. Cioè, esatto, sono d'accordo. Sostituisci l'intelligenza artificiale con qualsiasi altra cosa, volendo, che ti può venire in mente, e non cambia nulla nel film. In realtà è solo una scelta puramente estetica, tant'è che in un'intervista lui l'ha esplicitamente detto che il film in realtà è nato semplicemente dall'idea di vedere dei robot nei campi del Vietnam, del sud-est asiatico, quindi questo mix tra robotica e natura. Cioè, lui è partito da quello e poi ci ha costruito attorno questa storia che, appunto, come abbiamo fatto notare, lascia un po' il tempo che trova, ecco. Ma infatti, a proposito di production design, e come diceva Marco, la parte migliore del film, secondo me il film stava diventando bello nel momento in cui finisce. Cioè, la guerra finisce e noi dovremmo vedere questo mondo rinnovato. Cioè, avrei preferito, appunto, come si diceva già per Avatar, un film in cui viene presa solo la parte centrale di esplorazione di questo mondo alieno in Avatar, e in questo caso di questo nuovo mondo, e basta, cioè senza tutto questo dramma militare. Che sì, verrebbe da dire che è Blade Runner, comunque, vabbè. Va bene, io sono soddisfatto, se siete soddisfatti anche voi passerei la parola a Dario, perché io ho solo finto di condurre questa puntata, adesso la condurrà Dario sugli altri due film che ho già... Io volevo dire, solo su The Creator non sono molto d'accordo con quello... Sì. Con quello? Che avete detto, però passiamo a parlare di sequel. Sì, è un film bellissimo comunque, cioè non vorrei che si fosse capito che... capisco Dario, non vorrei si fosse capito dalle cose che abbiamo detto che non lo trovi un capolavoro, evidentemente. Ah, ecco. No, un grande film. Ranking dei film di Gareth Edwards, Dario? The Creator al primo posto. Ok. Seguito da The Creator al secondo posto. Seguito da Rogue One, che purtroppo non ho visto, e poi Godzilla. Una cosa su cui sarà d'accordo anche Marco. Il più bello dei tre è Rogue One, perché poi ci sono stati pesanti reshoot di Tony Gilroy e quindi non c'è solo la mano di Edwards. Evidentemente sì. Reshoot, chiaro. È quello che ha cambiato l'ontologia del film, il reshoot. Reshooting. Sono belli anche allora, quelli. No, a me invece il reshooting di Edwards è piaciuto tanto. Ricordo di averlo visto al Faris del 2016. Ma era diviso in puntate o no? Stiamo esagerando. Il film è bellissimo, Dario Denta, prego. Allora, dobbiamo parlare quindi di Sick of Myself e di La moglie di Tchaikovsky. Vedo già Cocca, quindi nell'ordine che vuoi, direi. Ok, no, dico subito che ci sono delle affinità, adesso pensandoci a mente fredda, perché sono entrambi film che parlano della pazzia di una donna che piano piano scivola nella pazzia, che parte già non benissimo in nessuno dei due casi, in uno parte particolarmente già un po' fuori di testa, scivola nella pazzia, e soprattutto questa pazzia è determinata anche in Tchaikovsky soprattutto, ma in Sick of Myself direi che è uno degli elementi, ma anche se uno dei principali, è determinata, dicevo, la pazzia anche dal rapporto con una figura maschile ingombrante, con un partner che praticamente non la considera. Quindi, partendo un attimo da Sick of Myself di Christopher Borley, che credo sia la sua opera seconda, comunque insomma è un regista abbastanza giovane, e la pazzia è quella, non so bene
come diagnosticarla. Non so se Simo l'ha vista e ci può aiutare con le sue competenze psichiatriche o psicologiche, ma in ogni caso la protagonista ha una specie di ha un'insicurezza tale, una forma di narcisismo negativo tale da voler essere sempre al centro dell'attenzione, perché si sente costantemente messa da parte sia da chiunque nel mondo reale e sia all'interno della sua relazione, dal suo ragazzo che è un artista che sta diventando famoso, un artista che sta emergendo, e arriva fino al punto da acquistare un farmaco russo illegale, tra parentesi russo, ha un'altra correlazione con Tchaikovsky, e questo farmaco russo è famoso, diciamo, perché provoca delle irritazioni alla pelle, tale una malattia alla pelle tale, si apre, si squarcia la pelle delle persone, rimangono delle cicatrici molto forti, e quindi lei in questo modo, fingendo di essere malata, o meglio, malata lo è davvero, però lei provoca da sola la sua malattia, in questo modo torna al centro dell'attenzione, che secondo me è una, dal punto di vista, molti hanno parlato di satira, non ho capito sotto quale rispetto, ma va bene, e alcuni hanno parlato di critica alla civiltà dell'immagine. In realtà, dal mio punto di vista, è una, proprio un'analisi, una diagnosi psicologica molto precisa di questo personaggio, che non è un personaggio particolarmente brillante, non ha talenti, non ha un carattere forte. In questo il confronto con il compagno è molto importante a livello di trama, e che quindi scopre che uno dei modi, quando non hai nessun tipo di talento che ti fa spiccare, per essere al centro dell'attenzione è essere malati, possibilmente malati di qualcosa di grave, di modo che tutti si muovano a tua compassione. E questa sua ricerca della compassione è impietosa, cioè io credo che Borley non ami molto nessuno dei due personaggi, lui ovviamente meno di zero, però lei anche, e fa un qualcosa che, diciamo, mentre guardavo il film non mi piaceva molto, ripensandoci non so se mi piace, però è un elemento rilevante. Il fatto che Borley sottolinei costantemente, attraverso delle sequenze, diciamo, oniriche, delle sequenze in cui la protagonista si immagina quello che accadrebbe se finalmente dicesse la verità, o se non dicendola venisse scoperta dai suoi amici o dai suoi conoscenti, in qualche maniera sottolinea sempre di più la consapevolezza che ha la protagonista di star mentendo, quindi lei non vive in un mondo parallelo, non è completamente fuori di testa in quel senso. Lei è ben consapevole di star mentendo, e anche la costante angoscia che si ha quando si raccontano un sacco di balle, nel timore di essere scoperti, soprattutto balle così grosse, perché poi arriva fino a diventare una notizia giornalistica, quindi insomma diventa famosa per la sua malattia, inizia una accennata carriera da modella non conforme e cose di questo genere. Quindi il film si muove costantemente su questo territorio di impietosa rappresentazione di questa donna, che è davvero moralmente riprovevole, cioè è fragile ma è moralmente riprovevole, e anche quando c'è il rischio, diciamo, di vittimizzarla, quando lei si rende conto di essere una psicopatica e dice all'amica: va bene, ma io sono una psicopatica, quindi alla fine sono la vittima di me stessa, abbiamo appunto il personaggio dell'amica che smonta questa narrazione subito, dicendo: come puoi rappresentarti come vittima dopo tutto quello che hai imbastito, quanto hai marciato sulla tua malattia. E quindi adesso lascio la parola agli altri. Io quello che mi premeva dire era solo questa sottolineatura che fa Borley della psiche di questa persona, che però secondo me è meno efficace dei momenti invece proprio ottimi anche a livello recitativo, in cui ci sono questi battibecchi silenziosi tra lei e lui su chi deve emergere di più all'interno di una conversazione in un gruppo di amici. Ecco, queste cose secondo me sono molto più efficaci di tutte le sequenze in cui lei si immagina momenti in cui viene scoperta, anche la sequenza in cui lei si immagina di rimanere con la sua faccia deforme appiccicata al tavolo, non lo so, inutilmente orrorifica, non l'ho capita bene, però invece sono efficaci più i momenti quotidiani da cui poi scaturisce l'orrore successivo. Lascio la parola agli altri, a chi volesse. No, ma infatti, ciao, se ciao, posso inserirmi qua, riprendo anche un po' quello che è stato il dibattito in sala, in realtà uno dei primi
appigli che c'è stato, che hanno sollevato appunto dopo post visione, post prima visione del film, è il fatto che effettivamente il rapporto tra i due e la proiezione della loro relazione assolutamente tossica, malsana e anche violenta a suo modo, non avesse una reale proiezione poi in quella che è la pragmaticità della gestione delle relazioni, ovvero nel rispetto degli amici, nel rispetto di loro stessi, nel rispetto di l'una nel confronto dell'altro e viceversa. Cioè, il fatto che loro non si siano tra l'altro mai posti un problema rispetto a quello che poteva essere ormai la deriva della loro relazione, anche soltanto a un primo livello blando, no? Quello che è il rapporto con l'esterno, con il, diciamo, primo livello di rapporto con l'esterno, quindi quello con gli amici e gli affetti, è strano, cioè nel senso appunto non viene mai preso in considerazione dal film, cioè loro si preoccupano di più quello che, di quella che sarebbe stata la trasposizione pubblica a un certo livello di notorietà, quindi a livello di stampa, a livello di appunto tutto quello che ne deriva dall'industria moda, l'industria arte, l'industria in generale dello show business, rispetto a quello che invece era l'impatto diretto con il primo livello di esterno, ovvero quello dei loro amici, quello dei loro affetti, famiglie, eccetera, eccetera. Ed evidentemente ciò è strano, però io riesco a leggerla, diciamo, in un'ottica positiva, nel senso che la deriva dei due personaggi protagonisti, nonostante la protagonista sia designata come essere lei, in realtà anche lui ha una gran fetta di protagonismo nella storia, la loro relazione, quindi il rapporto tra loro due, non venga indagato perché ormai troppo al limite. Cioè, io l'ho vista come una nota positiva della serie, non indaghiamo una coppia, ma indaghiamo quella che è la trasposizione della coppia verso l'esterno. No, esterno allora... esagerato, non esterno rispetto alla quotidianità. No, io anche sono, nel senso, io non so se è positivo o negativo, però sono d'accordo che i due personaggi siano mostruosi a livello proprio di narcisismo, cioè siano quasi esageratamente mostruosi. Non mi dà fastidio il fatto che non sia approfondito il loro rapporto, perché parliamo letteralmente di due ego enormi che vivono nella stessa casa, e c'è una scena che è molto efficace in questo senso, è l'unica scena in cui c'è un po' di dolcezza, di contatto tra di loro. Primo, quando lui le chiede scusa in ospedale di non averla considerata, e lei però a quel punto si vede per la prima volta il lato umano di lui, ma lei si preoccupa solo di quanta gente la verrà a trovare. E poi nell'unica scena in cui fanno sesso, in cui hanno un contatto fisico, e lui sfrutta per eccitarla il suo narcisismo negativo, cioè le racconta del suo funerale, di quanta gente andrà al suo funerale, e quindi si eccitano entrambi. Cioè c'è una piena consapevolezza anche di lui dei problemi di lei, in qualche maniera. Cioè sono due narcisisti perfettamente consapevoli di essere tali, o meglio, lei no, lei è più consapevole di essere una bugiarda, e quindi ci può stare che loro non si pongano problemi all'interno della relazione. Questo non mi dà fastidio. Quello che può dare fastidio a livello proprio di costruzione narrativa è il fatto che nessuno degli amici li prenda a ceffoni dalla mattina alla sera. Cioè, alla fine del film c'è qualcuno, c'è quella coppia di amici che si ribella e dice vabbè, avete rotto le palle, fondamentalmente. Però arriva un po' troppo tardi, quando la situazione è già degenerata, ma la degenerazione era forte già da prima. Per carità, va contestualizzato culturalmente, perché almeno per la conoscenza che ho io del mondo nordico, essendoci stato, eccetera, eccetera, in generale sono posti in cui c'è una fiducia negli altri talmente esagerata che nei supermercati non ci sono le allarmi, perché tanto non si aspettano che la gente vada a rubare. Però, e quindi chiaramente nessuno pensa mai così male di... Però in ogni caso sono due personaggi così esagerati che, non lo so, il fatto che il mondo esterno non dia entrambi un feedback crudo, se non alla fine, proprio alla fine, è un po' strano. Ma sul rapporto tra di loro, secondo me, ci può stare che non sia non ci sia un approfondimento del rapporto di coppia in quel senso, perché sono già al limite. Su questo sono d'accordo con Cocca. Non mi ricordo chi altro lo ha visto, però. Io l'ho visto e sì, sono d'accordo con voi. No, volevo aggiungere, riguardo a questo che dicevi sugli amici che non si ribellano prima, questa cosa qua in realtà a me non ha dato particolarmente fastidio, nel senso che comunque il momento che lo... cioè,
a parte le scene in cui loro si vedono con gli amici in una situazione, diciamo, tra virgolette, più privata, che è appunto una cena a quattro con quattro con due coppie, alla fine di fatto sono due. Cioè la prima, in cui dopo che lei ha aiutato la tizia che è stata morsa dal cane, e poi l'ultima, quella a cui facevi riferimento tu, in cui questi due, l'altra coppia, appunto si lamenta del loro continuare a parlare solo di se stessi, e quindi poi li lasciano lì e se ne vanno per i cavoli loro. Giustamente, a me questa cosa non ha dato fastidio, anche perché tutto sommato, nonostante i loro tentativi di continuare a mettersi in mostra, cercare di soprattutto di lei, di mettersi in mostra, di entrare un po' nel mondo dello spettacolo, di farsi vedere, lei comunque viene sempre in qualche modo trattata in maniera molto patetica. Cioè anche quando fanno l'articolo di giornale sulla sua malattia, lei subito vede il suo articolo di giornale andare in fondo alla home page del sito su cui viene pubblicato, ma tipo dopo un minuto dall'uscita, perché un marito ha fatto a pezzi, ha fatto fuori tutta la famiglia, si è suicidato, e ovviamente la notizia passa subito in primo piano rispetto a lei che ha sta malattia di cui in realtà non frega niente a nessuno, no? Se non a lei. E in realtà secondo me è un po' questo il modo del film per in qualche modo dare i ceffoni ai due protagonisti, in particolare a lei, perché tutto sommato lei fa ha tutti questi tentativi di mettersi in mostra, ma poi comunque il mondo la continua a lasciare ad ignorare, cioè non gliene frega assolutamente nulla di lei, addirittura ad un cane non gliene frega nulla di lei. Lei si mette a molestare un povero cane per strada, e sto cane non riesce neanche a morderla, perché proprio per lui le è completamente indifferente. Cioè secondo me questa cosa Ale, che doveva parlare del cane, no, sì, era la scena più bella del film, secondo me è molto bella, sono d'accordo, sì, tanto bellissimo cane. Primi due minuti. Ale poi è uscito, si è addormentato. No, non erano i primi due minuti. Era rimasto in sala. C'ero, ero in prima fila. Settimo minuto, Ale poi ha dormito, ho detto basta. Ma non ci saranno più dei doggy. No, io l'unico dubbio che posso avere, se proprio vogliamo trovare dei difetti, secondo me è molto efficace il film nel... Che cos'è questa cosa? Non lo so, anche a me è partito, non lo so, è Discord che fa suoni, vabbè. È un nuovo... È una notifica di Discord. Magari più tardi. Capolavoro. E, no, dicevo, il film è molto efficace nel rappresentare queste psicologie contorte, e sono d'accordo anche col discorso di Ale. Se proprio dobbiamo trovare un difetto, per andare sui massimi sistemi, è... come dire, la tendenza, che non è poi così diffusa, però comunque la si vede in giro, quando si vuole mostrare un orrore psicologico, trasporlo necessariamente sulla carne, sul corpo. Fare sempre un po' del body horror ogni volta che si vuol fare una diagnosi psicologica estrema. In questo caso è proprio evidentissimo, perché lei subisce una metamorfosi davvero disgustosa. Tra l'altro poi a un certo punto nel film sembra che la cosa si sia stabilizzata, cioè le sono rimaste solo le cicatrici, e sì, sono, la deturpano, però insomma è sempre il suo viso è quello. Però poi verso la fine la situazione peggiora, anche perché lei plausibilmente continua ad assumere quella roba, perché comunque magari ne sarà diventata anche dipendente, avendone prese parecchie di pasticche, e addirittura continua a gonfiarlisi il volto, continua a sanguinare dappertutto e cominciano a caderle anche i capelli. Quindi lei in qualche maniera viene punita, questa è un'altra cosa che un po', non lo so, mi ha lasciato, lei viene punita dal punto di vista dell'occhio del regista per il suo comportamento, così come viene punito lui, perché lui è un artista che fa opere con materiale rubato, e quindi a un certo punto gli requisiscono tutto e lo mettono in galera. Quindi entrambi i personaggi vengono puniti per la loro mancanza di moralità, e lei va a finire in questo centro di riabilitazione, tipo di gente naturista, un po' new age, abbastanza squallido, e in cui, diciamo, il film si chiude, e quindi in qualche maniera non solo ha fatto vedere la miseria morale attraverso il corpo, la carne, ma l'ha anche punita. Ci sta,
non avrei saputo come condurre diversamente la trama, però non lo so, c'è qualcosa che non mi ha convinto appieno. Invece è efficace la prima volta in cui lei va a queste sedute di questo gruppo New Age, quando una delle donne presenti lì la attacca dicendole: almeno la tua malattia è visibile, io invece ho attacchi di ansia, panico, depressione, chi più ne ha più ne metta. E quindi in qualche maniera le viene fatto notare, anche se uno può anche non essere d'accordo. Io per esempio non sono d'accordo, nel senso è chiaro che lei sta così male fisicamente, ma ci sta anche psicologicamente, quindi non farei a cambio con la sua situazione. Però a prescindere che uno sia d'accordo o meno con quello che dice quella donna, comunque viene fatto notare al personaggio che i suoi problemi non sono i peggiori del mondo, quindi viene ridimensionata e di nuovo viene marginalizzata, cioè non è più al centro dell'attenzione perché c'è sempre qualcosa di peggio di quello che ha vissuto. In questo modo, diciamo, quella scena è molto efficace, così come quelle iniziali in cui lei cerca di attirare l'attenzione in modi diversi dal farsi del male fisicamente, come quando salva la vita a quella ragazza che viene aggredita dal cane e va in giro piena di sangue senza neanche pulirsi prima, e ti viene il sospetto che lei vada in giro piena di sangue perché vuole che qualcuno la fermi e le chieda se c'è qualcosa che non va. Insomma, sono tutte dei vari input che vengono dati, che descrivono chiaramente una società in cui, a meno che tu non sia squartato, nessuno ti guarda, come è, immagino, il mondo nordico, il mondo norvegese. Però, in particolare. Scusa, ti interrompo un attimo su questo, perché in realtà non è nemmeno vera questa cosa qua, perché lei, quando si vede nella scena in cui lei salva la tizia che è aggredita dal cane, si vedono anche dei frammenti in cui viene mostrato che in realtà lei ha allontanato le altre persone che hanno tentato di darle una mano. Quindi in realtà anche questa rappresentazione di una società fredda e distaccata è una rappresentazione che lei crea all'interno del film. Fermo. La società è fredda e distaccata perché appunto nessuno ti ferma per stare. Secondo me c'è questa cosa, la società fredda e distaccata, solo che lei a quel punto si accorge che l'unico modo per rompere questo muro è finire come quella ragazza lì che viene squartata dal cane. Lei trova una soluzione che in qualche maniera la fa considerare dagli altri. Però sì, la fa passare dall'altro lato. Sì, però certo è chiaro che è molto una sua rappresentazione. Tuttavia, diciamo, anche se fosse una rappresentazione realistica della società norvegese, come molti hanno detto, resta il fatto che questa freddezza viene rotta da determinati comportamenti e lei attua quei comportamenti proprio per essere al centro dell'attenzione. Così come quando finge di avere, anche quella scena è molto bella. Mi è piaciuto più a tutta la parte prima del body horror, paradossalmente. Quando lei finge di avere l'allergia alle nocciole al ristorante, l'attacco allergico, e proprio questo gioco di sguardi tra lei, il suo fidanzato che sa che non è vero, e il cameriere che è preoccupatissimo che in qualche maniera le facciano chiudere il ristorante perché hanno causato la morte di una cliente, sono tutti degli input che secondo me ci stanno. Infatti il film è un bel film, è efficace nel rappresentare questo orrore, però è un orrore che a un certo punto diventa quasi compiaciuto. C'è anche la punizione finale, non lo so, questa parte qui mi ha lasciato un po' freddo. E poi non so quanto fosse necessario rendere così disgustoso detto da me, io adoro di solito queste cose, però in questo caso, essendo un film che voleva parlare di qualcosa di psicologicamente più sottile, non so quanto fosse necessario rendere così disgustosa la metamorfosi della protagonista in una specie di grumo di sangue che deambula. Però insomma, ci può anche stare. Se non avete altro da aggiungere, possiamo parlare. Guarda, ti dico un'ultima cosa e la chiudo così per i grandi fan del filone. Secondo me è necessario, ma non tanto per farlo diventare body horror, cioè tutta la parte più diciamo più impressionante, più scioccante, visivamente parlando, del film. È perché banalmente, e mi ricollego anche al commento che hai fatto all'inizio, cioè quindi l'appunto, diciamo, sulla satira che tu non ritenevi opportuno. Non vuole essere satirico e secondo me non vuole essere neanche body horror. È un fashion film. E la chiudo qua. Che palle. È banalmente un fashion film. Che palle, cocca, fashion... veramente. No, che veramente. Palle, no. No, scherzo, dai. È un fashion film. Quando vi metterete veramente a studiare
questo prodotto, capirete che è un fashion film. Questo cioè è... vuole impressionare perché vuole triggerare un determinato target, che è il target che in realtà poi va a lucrare su determinate situazioni, che probabilmente non ha neanche presente cos'è il body horror. Perché banalmente per quella tipologia di target il body horror è semplicemente qualcosa che fa queste cose meravigliose, anche... sono perfette. Paolo Torino si chiama. Sono perfette, sono perfette. Paolo Torino questa, e viene da lontano. Io non l'ho sentita, non ho sentito. Io l'ho sentita, stavolta. Non so cosa sia, ma... No, vabbè. Cioè, vabbè, comunque, continuo a ridire. Per me è un po'... Grazie. Sono grazie. Contentissima che sia un fashion film. Siamo usciti al Modover e Sick of Myself, che sono due fashion film in una sola settimana, ragazzi. La ricchezza di questo mese. Sì, beh, ma Almodovar è prodotto da Yves Saint Laurent. Quindi chiaramente vabbè, è proprio la stessa cosa. Come serve prodotto da Coca? No, non è distribuito. Se aveste ascoltato la puntata sul fashion film, sapreste che ci sono sia Saint Laurent sia altri. Questo è il momento ipertesto del salotto. L'ho condotta allora, io quella puntata. Vai, vai. È Marco, capito? Cioè, Marco continua a darmi addosso nonostante sia stato lui il promotore di quella puntata. Comunque, continuo a dire che sia perché è un fashion film, e qua la chiudo. Va bene, va bene. In ogni caso, per chiarire, non è che volessi definire un body horror, perché non è un horror. Però c'è questa idea di raccontare un disagio psicologico, ma rappresentandolo con l'orrore esteriore, mettiamola così. In ogni caso, passiamo ci a Kirill Serebrennikov. Ci tenevo a dire Serebrennikov. Che il film è bellissimo. Sì, abbastanza. E non quanto di Creator, cioè cominciamo a mettere un po' i paletti. Allora, Serebrennikov, regista russo dissidente, adesso viene in Europa, sta preparando un film su Limonov, dal romanzo di Carrère, e l'anno scorso a Cannes stava per non essere presentato questo suo film sulla moglie di Tchaikovsky. Si inserisce appieno in questa nuova tendenza, diciamo, del raccontare la vita delle mogli dei personaggi famosi e non dei personaggi famosi, cioè questa nuova tendenza in cui si sono inseriti chiunque, compresi, non so, Sofia Coppola o anche Wiseman, volendo, l'anno scorso con Acoupl. In ogni caso c'è questa tendenza che ha chiaramente un motivo, diciamo, sociopolitico, cioè voler rappresentare l'altro lato della medaglia, della fama maschile, e cioè la marginalizzazione, la sottomissione femminile dei personaggi femminili. In questo caso però il film è molto più profondo e ampio, a mio parere. La protagonista, l'attrice è bravissima, scusate non mi ricordo il nome, ma davvero lei è la forza motrice dell'intero film, è appunto la moglie di Tchaikovsky, il grande musicista, che è totalmente marginale nella narrazione, proprio la sua musica è marginale. Alena Mikhailova, molto brava, grazie regia. E Tchaikovsky, come forse qualcuno sa, era omosessuale, e quindi il matrimonio con la moglie, con Antonina, è un matrimonio di facciata per mantenere la rispettabilità borghese, anzi aristocratica direi, dell'ambiente della Russia zarista. E quindi quello che la moglie soffre è chiaramente un matrimonio privo di amore, in cui anzi non c'è solo mancanza di amore, c'è proprio un vero e proprio disgusto, mano in mano che si va avanti, di Tchaikovsky nei confronti della consorte, e anche proprio di distanza affettiva su tutti i livelli. Lei si sente, lei lo ammira, in un certo qual modo, ma anche lì abbastanza tossico, lo ama, vuole a tutti i costi mantenere non solo la facciata ma anche la sostanza del matrimonio, che però non c'è mai stata, e lui invece la tiene debitamente a distanza da tutti i punti di vista, e le scene di sesso sono abbastanza, di non sesso, sono abbastanza indicative, e lei si sente non solo esclusa dal matrimonio, ma per, diciamo, metonimia, si trova esclusa in un certo senso da tutta la società russa del tempo, dalla società che conta, quella appunto della consorteria di Tchaikovsky, dei suoi amici, dei suoi amanti, degli intenditori di musica, quella parte della società russa che parlava in francese, per chiarirsi, cioè che parlava la lingua della classe colta, della nobiltà, perché ci sono infatti le sequenze dei salotti russi in cui si parla francese. Ma in ogni caso tutto il film ha, esattamente come Sick of Myself, ha in certi frangenti dei momenti proprio onirici, dei momenti deliranti. In realtà il film inizia già in una chiave delirante, perché c'è il funerale di Tchaikovsky, lei entra nella stanza, la salma si leva dalla bara e la attacca.
bocca come se fosse ancora vivo. Quindi ci sono queste sequenze di orrore in cui il personaggio di Antonina viene costantemente martirizzato da tutto ciò che c'è intorno e piano piano scivola nella follia. Per cui, diciamo, l'interesse del film, secondo me, sta nel fatto che Serebrennikov, nonostante la lunghezza, io di solito soffro le lunghezze, questa però è una lunghezza che mi è sembrata esasperata per i motivi giusti, cioè davvero racconta ogni dettaglio di quello che si può desumere dalle lettere, da tutto ciò che è emerso dalla ricerca sul tema della vita privata di Tchaikovsky, perché sono state riesumate una serie di documenti che prima erano spariti, e quindi il film ha un valore documentale, documentale in un certo senso, per cui lui mette in scena tutto ciò che si può ricostruire nel dettaglio e mette in scena una follia che però è graduale, cioè è davvero sottile, a differenza di Sick of Myself. C'è qualcosa che piano piano si costruisce, c'è una tensione proprio interiore nel personaggio, per questo io dico che l'attrice ha fatto il 70% abbondante del film, perché davvero ci entra dentro e piano piano noi veniamo trascinati in questa follia. Anche le stesse immagini si fanno sempre via via più cupe, chiaramente parliamo di un mondo che è già cupo di suo, perché insomma è tutto scuro, l'illuminazione a candela, è spesso ambientato in queste scene notturne, e quindi piano piano il film si incupisce, così come la sua protagonista, e in questo è molto efficace, cioè riesce a rappresentare appieno il disagio psicologico di un individuo in rapporto a un'intera società, perché davvero il suo matrimonio è solo un simbolo di una marginalizzazione che è più ampia, mettiamola così. Paolo? Sì, allora, partendo dal presupposto che chiaramente non ho nulla da aggiungere, diciamo, quelle poche cose del film che penso sono palesemente sovrapponibili a quelle che dici, anche perché non avrei saputo dirle meglio, quindi sarebbe anche inutile aggiungere altro. Volevo dire che, aggiungendo delle cose al discorso che facevi, il film mi è piaciuto per svariati motivi. Il primo è chiaramente, secondo me, la regia di questo film, che è una roba veramente, veramente, a mio modo di vedere, sublime. Tutto il film è girato come se fosse un intero funerale, tant'è vero che questo film, dopo una ventina di minuti, mezz'oretta più o meno, comunque la prima parte del film, quando c'è il funerale, la stessa protagonista, quando c'è il matrimonio, scusate, quando la protagonista torna a casa dalla cerimonia, dice che le è sembrato più un rito funebre che un matrimonio, cosa in realtà vera, verissima. Tutto il quadro generale del film, tutta la regia è completamente asettica, super ipergeometrica, non ci sono spazi per le sinuosità di ogni sorta. Ci sono delle luci che sono sempre fioche, i personaggi sono quasi sempre in penombra, tranne in pochissimi, rarissimi momenti, tant'è vero che i momenti in cui i personaggi non sono in penombra sono talmente pochi e emblematici da essere ricordati, soprattutto quello lì sul finale dove si rincontrano Tchaikovsky e la moglie, quella scena onirica nel bosco innevato. E il film, tutto il film in generale, è stato girato, secondo me, tenendo conto di due cose. Tenendo conto sia della condizione storica di Tchaikovsky, che è molto ambigua, in realtà lui, da quel che so, poi ci saranno gli storici che ascolteranno la puntata e ci saranno le persone più esperte di me che verranno a bacchettarmi, e come sempre, come ogni volta che mi inoltro in queste situazioni, vi invito a farlo, però da quel che si sa, Tchaikovsky non si sa quale fosse la causa precisa del suo decesso, se colera o se per un amore con il nipote del duca dell'epoca, e quindi suicidio. Il film, chiaramente, il finale del film dà ragione alla prima delle due ipotesi, quindi suicidio, però colera, scusami. Colera, mi stavo un attimo confondendo perché stavo pensando a cosa dire dopo e quindi avevo sbagliato. Quindi già nascondendo quella che è l'ipotesi di suicidio,
facendo un po' di censura tra molte virgolette e salvaguardando anche quello che potevano essere gli interessi del duca dell'epoca, no? E quindi il film ha un po' riflesso quella che è la condizione della Russia, sia della Russia attuale che in realtà dello status del regista, dello status del regista, perché anche lui sottoposto a censura, anche lui sottoposto a determinati passaggi per la produzione di questo film, che non doveva essere prodotto proprio perché si metteva in scena l'omosessualità del compositore, quindi questa cosa era una cosa che andava contro la politica del Cremlino. E quindi secondo me quel finale lì è un modo molto sottile, molto subliminale, molto elegante per far capire un po' che aria tira da quelle parti, anche se comunque si capiva. E quindi questo modo così sottile di comunicare questa sorta di oppressione del regime attraverso la regia, attraverso quel finale, hanno fatto sì che il film poi in realtà mi piacesse molto più di quello che aspettavo. Tutto il film è girato come se fosse, ripeto, tutto il film è girato come se fosse un intero Requiem, e mi pare che tra l'altro Tchaikovsky abbia anche composto The Requiem, tra l'altro mi pare si chiamasse proprio Patetico, ma per l'apposta. E sono proprio patetiche, ecco, le scene di non sesso, come diceva perfettamente Dario poco fa. Quindi secondo me è un film perfettamente intelligente, perfettamente calato nella realtà politica della Russia del XXI secolo. E un'altra cosa invece che mi è piaciuta parecchio, oltre chiaramente alla regia e alla fotografia, sono state le direzioni, la direzione non degli attori, ma la direzione che poi in realtà è sempre ascrivibile alla regia. Però la sequenza del ballo, sia finale sia metà film, quando c'è da scegliere tra i vari corpi maschili nudi, c'è una sorta di eleganza formale che definirei quasi mortifera, una sorta di eleganza che definisco mortifera perché quello che viene messo in scena, oltre a non appartenere chiaramente ad una realtà che non possiamo non definire onirica, definisco mortifera perché tutto quello che viene girato sempre sotto questa sorta di filtro freddo, dove tutto ciò che appare in campo viene filtrato da questa sorta di filtro moribondo, chiamiamolo così. E quindi la città è moribonda, i corpi scultori dei ballerini stessi sembrano essere eccessivamente pallidi e prossimi alla morte. La protagonista stessa, che è un'attrice di una bellezza a mio avviso abbacinante, anche lei è ricoperta da questo alone di morte. Quindi a mio avviso questo film è perfettamente un Requiem, cioè più che Tchaikovsky Wife lo reintitolerei come Tchaikovsky Requiem. Secondo me, tipo se Tchaikovsky avesse fatto musica nel XXI secolo, avesse dovuto girare un videoclip del suo Requiem, secondo me questo film sarebbe stato perfettamente uno dei videoclip dei suoi Requiem. Che poi il finale è un po' videoclip del ballo, anche la musica, certo, non è assolutamente musica, del periodo storico, ma è musica contemporanea. Assolutamente sì. Tra l'altro ricorda la sequenza finale, ricordo un videoclip di Sia, se non sbaglio, manco a farlo apposta, dove c'era una sequenza molto molto simile, quindi sì. Ale? Io volevo giusto aggiungere un paio di cose, perché avete detto moltissimo voi, ma volevo giusto aggiungere due cose sul contesto, sulla rappresentazione della Russia del tempo, che è particolarmente... direi negativo proprio per gli ambienti soprattutto esterni, nel senso sempre nebbiosi, pieni di fango, palta e sporcizia varia, e cioè c'è proprio e questa cosa qua mi sembra anche molto sottolineata nel film anche attraverso i suoni, perché ad esempio molto spesso mi sono reso conto di che la mia attenzione andava su tipo i suoni di mosche,
che sono particolarmente enfatizzati, soprattutto all'inizio, quando lei incontra, ad esempio, la prima volta, cioè quando lei chiama per la prima volta Tchaikovsky a casa sua, nella sua stanza. Lo incontra lì, c'è una mosca che si posa sulla fronte di Tchaikovsky e in generale già dall'inizio della scena questa mosca la si sente ronzare all'interno della stanza, e già questa cosa qua secondo me alimenta anche quel senso di mortifero di cui ha parlato Paolo all'interno di tutto il film, ecco, perché comunque le mosche tendenzialmente si posano sui cadaveri, no? E quindi è un po' quasi un foreshadowing, che non saprei dire termine in italiano, però vabbè, perdonatemi, di un po' tutta questa, di questo alone di morte che c'è nel film. E poi volevo chiederti una cosa, Dario, perché so che te sei molto appassionato di Marco Bellocchio e beh, anche agli altri ovviamente. A me è venuto in mente, guardando questo film, Vincere di Bellocchio, proprio anche per la struttura del film, perché anche lì c'era, io mi ricordo che cioè, parte dal personaggio di Mussolini, ma poi in realtà il personaggio di Mussolini scompare per poi concentrarsi più sulla compagna di... sì, esatto, che poi lei finisce anche nel manicomio. E beh, lei è donna rifiutata pure lei, perché anche sì, perché non era legittimamente la moglie, quindi e non ho percepito, almeno io ho avuto una sensazione di una somiglianza con questo film, ecco, tra i due, cioè più che altro per struttura narrativa e poi anche per la figura di lei, che comunque si costruisce un po' una realtà tutta sua, e in Vincere mi sembrava che ci fosse anche un po' questo aspetto, ecco. Io non ci avevo pensato, anche perché Vincere l'ho visto un po' di tempo fa, però adesso che mi ci fai pensare, sì, sono d'accordo, e tra l'altro è indicativo anche di quanto sia pionieristico Bellocchio, perché questa cosa delle mogli di, che è molto recente, lui l'ha fatta nel 2000, credo sia nel 2009, Vincere, insomma. Sì, sì, è qualcosa di... prima del 2010 comunque. Appunto, quindi insomma, passati più di 10 anni, e in effetti c'è una struttura, sì, qui diciamo Tchaikovsky fin dall'inizio è meno importante della moglie. Sì. Lì c'è più una progressione nel dare la centralità alla Dalser, però sì, anche lì è rilevantissimo, perché chiaramente tutta la parte in cui lei tenta in tutti i modi di spacciarsi come la consorte di Mussolini, perché ha dato un figlio, eccetera, eccetera. Cioè lei fa dei tentativi comunque molto angoscianti di essere nella vita di quest'uomo, volendosi un parallelismo con quello che tenta di fare Antonina, che nonostante viva con lui, è comunque e sia la moglie legittima. Anzi, lei fa molto leva sul fatto che nella Russia di allora non era proprio ben visto il divorzio, non ci si poteva separare, e nonostante questo lei non riesca a entrare nelle sue grazie in nessun modo. Io volevo, vai, Simo, sì. Volevo unirmi un attimo al discorso di Ale, perché credo di essere, non dico un detrattore del film, però sicuramente mi è piaciuto meno che a voi. È l'unico appiglio che ci ho trovato, perché la struttura l'ho trovata decisamente poco originale e anticipavo, diciamo, un po' tutta l'evoluzione, non dal punto di vista della trama, ma anche solo del dramma, ed è una cosa che ormai nei biopic non sopporto più. E ho trovato però molto interessante, sempre relativamente al discorso che faceva Ale delle mosche, dei dettagli, tutto quello che sta a margine sia del dramma che in generale del contesto storico. Quindi appunto la mosca, che può essere interpretata sia come un simbolo mortifero, ma anche come un presagio del fatto che lei per lui sarà solamente un fastidio, oppure questo quasi disprezzo, perché comunque il film ha una freddezza rispetto a quello che sta succedendo, e quindi io ho percepito questo disprezzo degli aristocratici, cioè come se fosse... è come se volesse dire che gli aristocratici poi fanno tutte queste questioni, ma in realtà poi per strada in Russia a quel tempo succede quello che succede. E quindi credo che poi il film si giochi tutto in questi margini, in questi scarti, che paradossalmente sono rappresentati poi dalle scene più fantasy, come quella onirica finale di cui parlava Paolo. Bene, non so se qualcuno ha altro da aggiungere, altrimenti noi ci aggiorniamo alla prossima. Io volevo dire che La moglie di Tchaikovsky è un film bellissimo. Ah, sì, sì, sì. Facciamo un ranking dei 3 film della puntata.